è che la sera del mio compleanno bevvi 10-12 lattine di birra, mi misi alla guida per arrivare a Pavia. Ho guidato contromano sull'autostrada del sole e sono arrivato sano e salvo. Peccato per la macchina che guidavo che insomma, è finita nel fosso ed esplosa e non ce l'ha fatta, niente. Sono tornato a casa tra l'altro a piedi. Incredibile, no? Salve a tutti vecchie rocce e scusate per questo titolo un po' clickbait e scusate per questa introduzione un po' strana e anomala che adesso vi spiegherò. Intanto benvenuti, io sono Luca Grax89, benvenuti sul mio nuovo video e sul mio canale. E ho deciso di fare questo Graxpad un po' particolare, scusate per la voce ma questi giorni non sto benissimo, un mal di gola che mi sta tappando le vie respiratorie, quindi le vie respiratorie soprattutto. E comunque torniamo a noi. Ho fatto questo video perché ho pensato che quest'anno io ho fatto 30 anni il 19 marzo. Non ho fatto grandi festeggiamenti, nel senso festeggiato sì, ma non ho fatto niente di speciale sul mio canale YouTube. Quindi cosa ho pensato, vecchie rocce? Fare un video dove vi narro esattamente dove andremo a vedere un attimo cosa è successo, gli eventi più importanti accaduti il 19 marzo, da quando è nato il mondo fino, ecco, fino ad oggi, scusate per il telefono. Vi invito a lasciarmi un like perché a 15 like porterò anche cos'è successo nel 1989, gli eventi più importanti, che è l'anno della mia nascita. E intanto vi invito con un messaggio qua sotto, dopo che avrete visto il video, vi invito a scrivere tre eventi accaduti nel giorno del vostro compleanno e i più importanti verranno raccolti per un mega video dedicato a voi. È una cosa un po' particolare che mi è venuta in mente e quindi iniziamo. Buona visione! Allora, vecchie rocce, intanto iniziamo col dire che il 19 marzo, il giorno del mio compleanno, è la festa del papà e poi, fra le varie ricorrenze internazionali e nazionali, possiamo ricordare comunque il giorno festivo di San Giuseppe, quello che lavorava nella segheria. Scusate, ho detto una cazzata. Che gesto, che cazzo. Vabbè, lavorava in una falegnameria e era il marito della Beata Vergine Maria, torniamo seri. Allora, ragazzi, fra i vari eventi che intanto clicco qua, ricordo che ho il mio fido telefono per leggere queste cose, leggerete comunque qua sotto i vari eventi che sono accaduti nel corso degli anni fino ad oggi. Il 19 marzo. Diciamo che fino al 2013 ci sono degli eventi. Il primo evento nasce nel 235 esattamente. Però, ragazzi, quello che voglio dirvi è: fate caso a tutti gli eventi che accadono il giorno del mio compleanno, sono una cosa tragica, ma tragica proprio da riderci sopra. Allora, ragazzi, nel 235 muore un certo Alessandro Severo insieme a sua madre Mamea, Giulia Mamea, vabbè. Nel 1279, cosa possiamo dire? Vittoria mongola nella battaglia dello Yamen. E ben venga per la vittoria, ma mongola. Vabbè. 1500, Portogallo parte con 13 navi e approda in Brasile. In realtà dovevano arrivare in India. Ben venga. 1687, l'esploratore René viene ucciso. E va bene. 1792, Papa Pio VI pubblica Gravissimis, che non è un album degli scappi, e che parlava un attimo del rapporto della Chiesa in quell'epoca. Gravissimis! E andiamo avanti con le sfighe. 1799 Napoleone inizia l'assedio di San Giovanni. Altre battaglie. 1831 ragazzi, prima rapina in una banca americana. Presi in mira la Citibank of New York, bottino 245.000 dollari, che non è neanche poco, ecco. 1861 finisce la prima guerra Tanaki, una cosa positiva, grazie a Dio. 1865 guerra di secessione americana, torniamo in guerra. 1915 Plutone fotografato per la prima volta, ma non è ancora riconosciuto come un nuovo pianeta. Infatti io ho inventato il termine Plutone D per dire, non so, quando viene a darsi una mano, Plutone D, cioè mai. Vabbè, un'altra cagata, anche perché non è nei giorni della settimana, non so se ci avete fatto caso, altrimenti parleremo di non di settimana ma di ottimana.
1916, primo combattimento aereo degli Stati Uniti d'America, e 8 aeroplani attaccano le truppe al rivoluzionario Pancho Villa, che salutiamo, sarà morto, ma va bene. Cioè, e torniamo in guerra, va bene. 1918, il Congresso degli Stati Uniti d'America stabilisce il fuso orario, approva l'ora legale estiva. Sarà per questo che sono sempre fuso e fuori come una zampogna? Non lo so. Vabbè, 1920, gli Stati Uniti d'America rigettano per la seconda volta il Trattato di Versailles. Fanculo Francia, va bene. 1932, inaugurazione del ponte di Sydney, è ancora su? Va. 1941, Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la seconda guerra mondiale. 1944, la Germania occupa l'Ungheria. Attenzione, perché nel 1945, seconda guerra mondiale, Adolf Hitler emette il suo decreto Nerone con cui dispone la distruzione di ogni industria, installazione militare e di servizio presente in Germania. Cioè, cosa gli è successo quel 19 marzo lì? Io non voglio, guardate, neanche immaginare. 1954, primo, e qui interessa a molti, primo incontro di box televisivo a colori, e Giardello batte Willie Thor in 7 round al Madison Square Garden. Square poi. 1956, Cuba, Fidel Castro crea il movimento del 26 luglio, un po' comunista come cosa, ma ve la voglio ricordare. 1958, nasce l'Assemblea Parlamentare Europea. 1972, firma il Trattato di Amicizia tra India e Bangladesh. Ah, almeno una cosa, un'altra cosa positiva. 1981, incidente che pareva durante un test dello Space Shuttle Columbia, 3 morti e 5 feriti. Papa Giovanni Paolo II celebra messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai, va bene. 1944, Casal di Principe viene assassinato in chiesa Don Giuseppe di Ana perché lottava contro la camorra, mi dispiace un sacco. 2002, con l'operazione Anaconda gli Stati Uniti d'America concludono la guerra in Afghanistan, iniziata il 2 marzo. 2003, invasione dell'Iraq, così comincia. 2004, il presidente taiwanese Chen Shui-bian viene ferito a colpi di pistola il giorno prima delle elezioni presidenziali della nazione. 2006, si chiudono a Torino i giochi paralimpici invernali, una cosa anche questa molto positiva. 2011, la coalizione tra Stati Uniti d'America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, si apre la guerra in Libia, insomma. 2012, a Tolosa un killer uccide 3 bambini e un insegnante in una scuola ebraica. E ultimo, ma non ultimo, 2013, la città del Vaticano in piazza San Pietro si svolge la messa inizio in pontificato di Papa Francesco. Penso che sia la prima volta. Giudicate un po' voi, mi sembra ci siano un po' troppe sfighe. Che ne dite? Allora, vecchie rocce, spero vi sia piaciuto il video. Io adesso lo sto registrando, adesso mi metterò a montarlo per regalarvelo al più presto. Non so come sarà venuto, perché era un'idea che volevo fare da un po'. Però mentre leggevo gli eventi mi è venuto un po' la pelle d'oca, perché ho parecchi eventi inseriti nel 19 marzo negativi, non solo in quest'anno, ve lo ricordo, anzi dal 2013 ad oggi non ci sono stati più eventi significativi. Ho utilizzato Wikipedia, basta scrivere la propria data del compleanno e vedere un attimo quali sono gli eventi registrati a quella determinata data. Vi invito, vi ripeto, a mettere un mi piace o un non mi piace se il video vi è piaciuto o non piaciuto. Se arriviamo a 15 vi porto anche cosa è successo nel 1989, ovvero l'anno della mia data di nascita, e vorrei farlo quest'anno appunto perché ho raggiunto quota 30. E vi invito anche a scrivermi i primi 3 eventi che ritenete più importanti, cercando ovviamente su Wikipedia, i migliori o comunque quelli più in, li raccoglierò e ci farò un video da dedicarvi con gli eventi del vostro compleanno. Ecco, ovviamente verrete citati nel video, mi sembra giusto ricordarvelo. Detto questo, vecchie rocce, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguite Twitter, Facebook, YouTube, dovunque, seguitemi ovunque, tornerò con le live, vi ricordo il 13 settembre, Borderlands 3 in day one, non sono ancora su Twitch o su YouTube, sto un attimo dando un occhio e ci vediamo al prossimo video, che so già cosa sarà, so già ultimamente cosa saranno i miei video, quindi preparatevi per qualcosa di speciale, veramente. Ciao vecchie rocce.